Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it, puntuali a quest'ora come ogni giovedì su questa rete siamo in diretta per parlare di argomenti che riguardano la nostra salute, per parlare di medicina. Questa sera avremo degli argomenti molto interessanti dai quali potremo tirar fuori degli spunti che sicuramente cattureranno la vostra attenzione. Prima parleremo di test genetici, l'importanza dei test genetici in chiave preventiva per dare risposta anche a una domanda chiave tipo ma non potevamo sapere prima di essere a rischio di un qualche cosa, e vi spiegheremo anche la natura di questi rischi. Poi parleremo di tumore del polmone che purtroppo continua a fare numeri da brivido in Italia e non solo in Italia, numeri da brivido ovviamente per quanto riguarda i casi. Noi ci concentreremo su tutte le ultime novità che arrivano dal fronte terapeutico. In studio per voi ci saranno prima il professor Liborio Stupia, il dottor Antonio Capalbo, disponibili insieme al professor Achille Lococo che ci sarà nell'altra parte della trasmissione, nella seconda parte della trasmissione, dicevo, tutti disponibili a rispondere alle vostre eventuali domande tramite telefono oppure tramite mail. Vi ricordo subito i nostri numeri telefonici con i quali potrete interagire con gli ospiti: 0871 58 73 232, 58 73 233, oppure potete scrivere all'indirizzo salute@rete8.it. Detto questo, parliamo subito di test genetici. Scusate, vi presento gli ospiti. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Liborio Stupia. Buonasera professore. Buonasera. La devo chiamare professore o magnifico rettore? Stasera professore. Professore. Perché sono in veste di genetista. L'ultima volta che è stato mio ospite era già stato eletto, se non sbaglio. Era eletto ma non ancora in carica. Ancora insediato. Professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare, diagnosi Covid-19. Si dice ancora diagnosi Covid-19, lo siete ancora? Sì, però diciamo che quel tipo di attività si è ridotta moltissimo, quindi diciamo in questo momento direttore del laboratorio di genetica molecolare. Punto. Naturalmente l'università è la Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Stupia è anche ordinario di genetica molecolare, sempre all'Università D'Annunzio, e magnifico rettore insediato a giugno, se non sbaglio. 6 giugno. L'altro ospite è il dottor Antonio Capalbo, ricercatore, Università Gabriele D'Annunzio, Chieti Pescara. Buonasera e benvenuto nei nostri studi, buonasera, dottor Capalbo. Allora, professor Stupia, intanto meno camice, più camicia, meno laboratorio, più scrivania. Com'è cambiata la sua vita da quando si è insediato? È cambiata molto, diciamo, molta nostalgia dei camici e del laboratorio, però uno a un certo punto fa una scelta di vita, è molto, molto impegnativo, però dopo che uno ha fatto il Covid è tutto relativo, dico la verità. È un altro tipo di lavoro, appassionante, ma ho anche molto rimpianto, soprattutto il mio gruppo di ricerca. L'assalto al laboratorio di genetica molecolare, in quei casi, in quegli anni di diagnosi Covid-19, è stato terribile, quindi sopportato quell'onda d'urto, adesso può fare il rettore. Tutto il resto è relativo, sì. Senta, a proposito di Covid, com'è la situazione? Il laboratorio lavora? Il laboratorio lavora, ci arrivano, o meglio, arrivano al laboratorio, che io adesso non frequento più, pochi casi, ma la situazione completamente tranquillizzante non è, proprio perché essendo pochi casi il tracciamento e la reale entità delle infezioni in questo momento noi non ce l'abbiamo più sotto controllo, ma la sensazione forte io sento di molte persone col Covid in giro, certo, molte. Se ne sentono tantissime, sì, anche sì. I numeri, ad esempio quelli pubblicati ovviamente dal Ministero della Salute, da Fondazione Gimbe, ci dicono che insomma la situazione non è proprio calmina. L'ultima, poi presento il dottor Capalbo, secondo lei è la mancanza di tracciamento oppure questo abbassamento della cultura delle vaccinazioni che ci sono state in Italia, ma non solo? Tutte e due. Aveva senso abbassare le protezioni se si fosse incentivata la vaccinazione. In realtà si è fatta un'altra cosa e si è cercato proprio di dimenticare tutto, di abbassare l'attenzione. Come risultato abbiamo pochissimi vaccini.
E questo è un problema perché arrivano le nuove varianti, come al solito non l'abbiamo ancora imparato, ogni inverno si ricomincia da capo, quest'anno in realtà il freddo è arrivato tardissimo, sì. E quindi ci sembrava di esserne fuori, sono pochi giorni che fa freddo ma già si è visto un innalzamento dei casi. Si parla di doppio picco proprio sotto Natale, sì. Influenza e Covid. Torno da lei ovviamente più tardi per parlare di test genetici, vado dal dottor Antonio Capalbo, ricercatore. Che vuol dire ricercatore Università Gabriele D'Annunzio? Intanto benvenuto, da quanto tempo si trova, da quanto tempo lavora all'università? All'università da relativamente poco, da ottobre, ho iniziato ad ottobre. Ah, fresco fresco? Fresco poi. Fresco, sì. E niente, diciamo, la mia carriera insomma, mi ha portato qui dopo più o meno 15 anni di attività di ricerca e di diagnostica nel campo della genetica riproduttiva. Anche in girando Italia, all'estero? In Italia, all'estero, quindi con collaborazioni comunque sempre internazionali e studiando sempre un pochino le dinamiche, le problematiche genetiche connesse con l'infertilità e con la riproduzione. E adesso insomma sono felice di poter portare e comunque prendere un cervello di transito o un cervello di rientro? Lei è abruzzese, no? No, non sono abruzzese, però... mi sto trovando molto bene in Abruzzo, diciamo, sì. Questa sera. Professore, ce lo teniamo? Assolutamente sì, l'abbiamo portato qui per tenercelo. È un buon acquisto. Ottimo. Parliamo di test genetici e prevenzione. Vado al professor Stuppia, intanto le chiedo quali sono i principali test genetici, che sono tanti e quindi magari non li possiamo citare tutti, e come si eseguono, professore? Sono tanti, ma noi li possiamo racchiudere in alcune poche tipologie per far capire a che servono. Una prima classe sono i test che noi chiamiamo diagnostici. Allora, esempio, mi nasce un bambino con delle malformazioni, io faccio un test per vedere se la malformazione ha una base genetica. Questo mi serve a fare una diagnosi e mi serve anche a capire che in quella famiglia c'è un rischio di ricorrenza di quella malattia perché su base genetica. I risultati come si eseguono? Facilmente. Ma adesso sì, perché non c'è neanche più il prelievo di sangue, uno spatolino e un tampone, però non nel naso, un tampone salivare, quindi assolutamente indolore sia per il bambino che per l'adulto. Dopodiché la tecnologia ha fatto passi avanti negli ultimi anni, sono tecnologie molto automatiche ad altissima capacità analitica, quindi noi possiamo fare tantissimi test. L'accelerazione in questo campo negli ultimi 10 anni è stata impressionante. Quindi una prima possibilità è che io do una risposta al quesito diagnostico, ma un'altra possibilità è quella che io faccia uno screening, ed è quello che ricordo che l'Abruzzo è la regione al mondo che fa più screening neonatale, cioè una volta che sono nati i bambini, indipendentemente dalla sintomatologia, io faccio dei test per vedere se hanno delle malattie che si manifesteranno più in là e quindi prevenire le conseguenze. Poi posso avere un tipo di test che è molto discusso, che sono quelli predittivi, cioè qual è il rischio di un individuo rispetto alla popolazione generale di sviluppare un tumore, di sviluppare l'Alzheimer, di sviluppare una malattia cardiovascolare, ed è uno dei temi più dibattuti perché in realtà parliamo di un aumento di rischio, non di certezza. Poi abbiamo i test farmacogenetici che sono molto importanti perché sono quelli che potrebbero aiutarci a dire che ognuno di noi per una certa patologia, banalmente anche per un mal di testa, deve scegliere un farmaco piuttosto che un altro, quindi sapere prima di assumere il farmaco se quel farmaco sarà efficace o no. Questo è un po' un bignami dei test genetici, ma è per far capire. Siamo in televisione, che, assolutamente, no, in un'aula d'università. Che abbracciano molte tematiche diverse. Senta, i risultati sono sempre certi, oppure ci potrebbero essere tanti falsi positivi, oppure pochi falsi positivi, qualche falso negativo? Cioè l'attendibilità di questi test? L'attendibilità tecnica è molto alta, ma c'è una cosa che in genetica esiste, che prende il nome di VUS, sono le varianti e significato incerto. Cioè, quando io studio il genotipo di un individuo, trovo a volte delle varianti rispetto alle sequenze di riferimento che però non so se stanno lì a causare una patologia o no. E quello è l'incubo di ogni genetista, cioè dover comunicare a una persona, a una famiglia, guarda, ho trovato una cosa, ma non so cos'è, perché letteralmente la letteratura non lo sa. Poi magari dopo qualche mese si scopre che quella variante è benigna o che quella variante invece è suscettibile di patologia. Ma da un punto di vista tecnico i test ormai sono
assolutamente attendibili. A proposito di incubo per i genetisti, abbiamo un telespettatore e una telespettatrice in linea e spero che sia una domanda soft, tranquilla per i nostri ospiti. Sono le 21:11 e do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto Rete 8? Eccola. Pronto Rete 8? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera, io volevo parlare con il professor Locogo per fargli una domanda. Il professor Locogo deve aspettare la mezz'oretta. Sì, intanto mi prenoto. Allora si prenoti, ripassi alla... adesso riprende la chiamata alla regia. Grazie, ci sentiamo dopo allora. Ho un'altra telefonata, Danilo? No, mi dice no. Allora, un falso incubo per i genetisti. Torniamo un attimo ai test genetici. Sono costosi, sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale? La stragrande maggioranza adesso sono coperti dal Servizio Sanitario. Da pochi anni, dal 2017, perché prima ce n'erano solo pochi, quindi quelli veramente utili in questo momento sono coperti. Lo dico perché molto spesso vengono fatti nei laboratori privati test inutili e quelli sono a pagamento, ma quelli utili che permettono di fare diagnosi sono a carico del sistema sanitario, si paga l'impegnativa e ogni anno ne vengono aggiunti altri. Infatti poi col dottor Capalbo probabilmente parlerete della famosa NIPT e quindi ogni anno sempre di più si riconosce l'importanza dell'inserimento nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza dei test genetici. C'è anche un po' un mercato, diciamo così, di questi test genetici. Esatto, ma per quello io raccomando sempre, laddove sono test utili li copre lo Stato ed è una specie di marchio di garanzia. Vado un po' più nel pratico, lascio un po' il generico con il quale ho introdotto questa puntata col professor Stupia, vado al dottor Capalbo. Una coppia che vuole avere un figlio, come può valutare eventuali rischi genetici e chi dovrebbe fare il test? Lui, lei, tutte e due? Può essere un'indicazione per tutte le coppie, dottore? Diciamo che oggi una coppia, generalmente il problema oggi è che le coppie non si pongono questo problema e quindi sostanzialmente veramente poche coppie oggi in epoca preconcezionale, che è un'epoca, un momento importantissimo per la prevenzione del rischio riproduttivo, poche coppie sono informate veramente su quello che potrebbero fare in questo momento per valutare qual è il loro rischio genetico riproduttivo. Diciamo che alcuni test si possono fare prima del concepimento, altri test si devono fare durante la gravidanza, perché ovviamente alcune condizioni genetiche e alcune patologie genetiche possono insorgere dopo il momento del concepimento. Altre possono essere prevenute e predette in epoca preconcezionale. Quindi ci sono per esempio tantissime malattie genetiche recessive come la fibrocistica, la SMA, la beta-talassemia, l'X fragile, che sono malattie severe, che sono, diciamo, individualmente rare, considerate comunemente definite come malattie rare, ma cumulativamente come gruppo di patologie sono in realtà molto significative e prevalenti. Per esempio tutte queste condizioni sono malattie genetiche recessive, dove generalmente entrambi i membri della coppia devono essere portatori di una mutazione nello stesso gene per avere il 25% di rischio di avere figli affetti. Cumulativamente queste condizioni abbiamo 2-3% delle coppie che sono a rischio e possiamo identificarle con dei test che oggi sono abbastanza semplici e sicuramente molto accurati per identificare appunto queste coppie a rischio. Torno da lei tra poco perché c'è una telefonata, speriamo per gli ospiti giusti. Pronto Rete 8? Pronto? Buonasera signor Castignani. Buonasera. Io ci siamo sentiti poco fa, sono Delia, Raimondo da Campobasso. Dica. Stavo sentendo un po' la trasmissione stasera, no? Sì. Non so se è qualcosa che potrebbe riguardare anche dei valori del sangue. Avevamo parlato di quel problema che ha avuto, che cercavo l'epatologo. Noi c'eravamo, sì, ho capito. Se deve fare una domanda attinente alla trasmissione, la faccio. Sì, sì. Per cortesia. Allora, io... La domanda che volevo fare, non so se può riguardare uno dei due dottori, sì. Siccome ho due valori nel sangue, la ferritina e la bilirubina, sempre alti, no? Sì. Da circa quando avevo 20 anni, mo ne ho 43. Sì.
In pratica mi hanno fatto il test dell'emacromatosi, per quanto riguarda la ferritina è venuto fuori negativo. Quello che volevo chiedere, poi ho fatto delle ecografie pure del fegato, ecografie della, sì, del, come si chiama, della... Vada la domanda per cortesia. No, volevo la domanda che volevo fare, non mi sanno dare una risposta di questi due valori alti. Sì. Chi risponde, se volete rispondere? No, esclusa l'emocromatosi da un punto di vista genetico, abbiamo escluso la gran parte delle cose. Poi adesso però fare una consulenza per telefono è complicato, no? Bisognerebbe vedere anche stile di vita, perché la bilirubina... Insomma, certo. Diciamo che dovrei anche fare delle domande che pubblicamente potrebbero essere anche un po', come dire... Sfondano la privacy. Grazie professore, un saluto al nostro amico molisano che mi aveva chiesto un altro consiglio prima. Torno dal dottor Capalbo per i test genetici. Sì. Sono invasivi quelli suggeriti per queste coppie, dottore? Allora, quelli di un'epoca preconcezionale no, assolutamente no, si possono fare oggi, come diceva il professor Stuppia, si possono fare tranquillamente anche con, diciamo, con dei tamponi buccali. I test in gravidanza ovviamente poi è tutto un altro discorso, possiamo insomma spaziare tra quelli un pochino più invasivi a quelli totalmente oggi non invasivi. Permettono di individuare nel nascituro malattie ereditarie, anomalie cromosomiche? Sì, diciamo che le malattie ereditarie sono principalmente quelle che possiamo caratterizzare in epoca preconcezionale, sono quelle dovute appunto a un singolo gene, quindi a mutazioni del DNA di un singolo gene. Quelle cromosomiche generalmente sono più quelle che andiamo a testare durante la gravidanza e che in realtà non possiamo prevedere studiando il DNA della coppia, ma possiamo sicuramente calcolare dei rischi in base a dei fattori clinici, a dei fattori comunque sociodemografici che possiamo comunque calibrare e quindi misurare quello che è il rischio di una donna di avere delle determinate anomalie cromosomiche come la sindrome di Down, tra le più comuni. Che opzioni ha una coppia a rischio riproduttivo? Bella, una coppia, è riuscita alla sfera di cristallo. Una coppia che ha un rischio genetico determinato, già predeterminato, oggi ha diverse opzioni riproduttive e da diversi anni in Italia abbiamo tutto il ventaglio di opzioni riproduttive che includono sia la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni, sugli embrioni umani. Questo ovviamente prevede però passare per un ciclo di fecondazione assistita, sia se si concepisce in maniera spontanea, quindi naturale, a valutare diverse tipologie di opzioni, tra cui quelle insomma principali diagnostiche sono la villocentesi e la minocentesi. Come viene fatta la diagnosi preimpianto? La diagnosi preimpianto oggi è una procedura che nelle mani giuste, comunque dove c'è una competenza per farlo, perché una procedura richiede molta expertise, molta competenza sia nel laboratorio di fecondazione assistita, quindi di embriologia, sia nel laboratorio di genetica, perché si analizzano pochissime cellule, quindi una diagnosi fatta su 2-3 cellule di un embrione umano, e può essere fatta oggi in maniera assolutamente efficace ed è una validissima opzione riproduttiva per le coppie che hanno un rischio genetico aumentato. È abbastanza per le malattie genetiche, certo. È assolutamente consolidata nella letteratura internazionale. Torno al professor Stuppia. Test che misurano il rischio tumore, professore, come si identificano i fattori di rischio che potrebbero poi favorire l'insorgenza di un cancro? C'è davvero questa possibilità con un test genetico? Assolutamente sì. Noi abbiamo... Ogni singolo individuo non nasce con lo stesso rischio di avere un cancro. Ci sono delle famiglie in cui ci accorgiamo che la malattia ricorre molto più frequentemente di quello che ci si potrebbe attendere. In alcuni casi questo è perché quelle famiglie vivono in una zona a rischio. Per esempio, ho visto famiglie che abitavano a Taranto sotto l'Ilva e c'era una percentuale di tumori devastante, ma non c'era nessun fattore genetico. Invece il fattore genetico ce lo abbiamo in famiglie che, indipendentemente dallo stile di vita, nascono gli individui già con un'aumentata suscettibilità. Identificarli è fondamentale, perché su quelli non si possono applicare i metodi di prevenzione classici. Faccio un esempio: il tumore alla mammella, qual è il sistema classico di prevenzione? La mammografia intorno ai 50 anni. Sì. Quelli con i tumori basati su geni che hanno già la nascita, a 50 anni il tumore spesso lo hanno già fatto, quindi vanno identificati e devono andare incontro a sistemi di profilassi molto diversi da quelli della popolazione generale.
per esempio nel caso del cancro della mammella, anche alla mastectomia preventiva. Il famoso caso di Angelina Jolie, che tutti conoscono, lei era portatrice di una mutazione genetica che aumentava il rischio al cancro, scelse l'opzione della mastectomia bilaterale e anche dell'asportazione dell'ovaio, perché lo stesso gene aumenta il rischio di cancro all'ovaio, per prevenire la malattia. Anche abbastanza contestata poi la sua decisione. Discussa, in realtà legittima. L'unica vera contestazione è attenzione, perché ha trasmesso il messaggio che fossero interventi di chirurgia estetica, ma non è così. Esatto, forse un po' estrema come decisione, no? Però molte donne, è un tema delicatissimo. Guardi, non so se questa telespettatrice ci sta seguendo, perché Maria Giovanna chiede, forse a lei, se da un test genetico emerge una mutazione di quelle insidiose, temute, quali accertamenti ulteriori possono essere fatti? Allora, io posso avere due casi: ho una donna che ha già il tumore, faccio il test e scopro che ha la mutazione, e questo mi serve a capire perché le è venuto il tumore e per indirizzare la terapia. Però nel caso della signora credo che ci riferiamo sul fatto che io ho una persona senza tumore, che magari è la sorella della signora ammalata, faccio il test per vedere se ha la stessa mutazione, che rischio ha di ammalarsi. A quel punto, quando noi troviamo una donna sana con la mutazione, l'avviamo a dei percorsi molto precisi di prevenzione, che vogliono dire fare ogni anno una mammografia, ogni tot anni una risonanza magnetica, quindi essere seguite e monitorate molto di più delle persone che non appartengono a questa categoria. Qual è lo scopo? Che se io becco un tumore mammario subito, quando è molto piccolo, l'asportazione e la terapia è molto semplice. Questo diventa un problema invece sull'ovaio, dove la prevenzione è molto più difficile, perché in genere quando mi accorgo che c'è il tumore può essere tardi, ma sulla mammella la prevenzione effettivamente funziona. Conoscere il proprio rischio tumore è un grande vantaggio in generale. Quanto lo è di più quando c'è familiarità, quello che stava dicendo adesso praticamente? È una domanda importantissima. Allora, immaginiamo che una donna, io mi riferisco alle donne perché soprattutto sul tumore mammario, però poi la stessa cosa vale per il tumore al colon ereditario che colpisce tutti e due, però diciamo un soggetto che ha molta familiarità per un tumore vive comunque nell'ansia di avere un rischio aumentato. Sì. Il test gli dà una risposta, quindi lo fa diventare consapevole. Se non ha la mutazione, il suo rischio è quello della popolazione generale, che ovviamente non è un rischio zero, ma non è un rischio aumentato. Se ha la mutazione, lo sa e inizia a fare profilassi. Per quello dico, in questo campo sapere è comunque meglio che non sapere. Quanto le informazioni genetiche sul rischio tumore possono aiutare nella scelta della cura, della terapia più adeguata? In questo momento, in modo fondamentale, noi abbiamo dei farmaci che sono stati messi a punto per curare la mutazione. Quindi, se io trovo una donna con una mutazione di uno di questi geni, faccio una terapia mirata su quella mutazione e ho un tasso di successo di quella terapia molto elevata. Quindi, in questo momento, per una donna affetta, avere la mutazione per certi versi è quasi meglio, perché c'è una terapia mirata. Facciamo qualche esempio. Allora, la mammella ce l'ha appena detto. Per esempio, il tumore polmonare, poi nell'altra puntata di Pronto Medicina Facile parlerò proprio di tumore polmonare. Un esempio riferito a questo fatto qui. So di avere un rischio genetico. Parto a curarmi preventivamente, cioè, o modifico il mio stile di vita? Qual è? Sul polmone, il polmone è uno dei tumori che in realtà hanno la più forte componente ambientale più che genetica. Ma se io ho una mutazione che aumenta in generale il mio rischio di avere un tumore, perché ci sono anche le mutazioni che non si identificano in un organo preciso, ma in generale ho un rischio aumentato, ovviamente curo di più lo stile di vita. In altre parole, se ho un rischio genetico, se poi ci fumo sopra due pacchetti di sigarette al giorno, ovviamente il rischio diventa altissimo. Quindi in ogni caso il test genetico non serve a identificare, non è una spada di Damocle per cui il tumore ti verrà sicuramente, ma serve a dire: tu hai un rischio maggiore della popolazione, cura di più del resto della popolazione il tuo stile di vita. Lavora sui fattori modificabili. Assolutamente sì, perché sono quelli, i geni purtroppo quelli sono. Tumore della prostata. Tumore, c'è un rischio? Sì, tumore della prostata appartiene a quei tumori che abbiamo imparato a capire
che sono legati agli stessi geni che nella donna danno rischio di tumore alla mammella, negli uomini danno rischio di tumore alla prostata. Il tumore alla prostata è così frequente che è stato calcolato che a 90 anni praticamente tutti, tocchiamo ferro, tutti più sacri meriti, tutti noi maschi ce l'avremo. Il problema non è averlo o non averlo, il problema è averlo precocemente. Quando c'è una suscettibilità genetica è maggiore il rischio di averlo precocemente, quindi per esempio prima di 60 anni, e di avere forme metastatiche. Quindi identificarlo è molto importante per prevenire queste forme più aggressive. Tumori ereditari, come si identifica il potenziale rischio genetico? Poi arrivo da lei, non si senta abbandonato. Si parte da due fattori fondamentali. Primo, se c'è una famiglia con molti casi di un certo tumore. Secondo, se io ho una persona con un tumore a un'età molto precoce. Per esempio, noi abbiamo avuto pazienti con tumore alla mammella a 23 anni. Quando io ho questi casi devo fare il test genetico. Quindi familiarità, esordio precoce. Queste sono le due caratteristiche tipiche per dire che là c'è la possibilità di un tumore ereditario. Quelli vanno obbligatoriamente al test coperto dal sistema sanitario, quindi possono fare il test. Quindi il test non va fatto per curiosità, va fatto quando c'è una condizione o familiare o di diagnosi precoce che fa sospettare le forme ereditarie. Permettono di scoprire anche le tante temute mutazioni geniche, abbia risposto alla... Sì, sì, i test servono proprio a quello, a trovare le mutazioni geniche. È arrivata un'altra mail, sì, vale. Gabriele scrive: per l'adenocarcinoma polmonare si può richiedere un test genetico e identificare in tal modo le mutazioni che favoriscono la crescita del tumore? Ed esiste già una terapia geneticamente personalizzata? Come ho detto, il tumore al polmone è uno di quelli che hanno una base genetica meno forte, intesa come suscettibilità. In quel caso il test genetico si fa invece sul tumore, quindi non su un prelievo di saliva, per andare a vedere nel tumore che mutazioni ci sono e indirizzare la terapia e valutare la prognosi. Questo è un approccio diverso, cioè sui tumori ereditari noi lavoriamo sulla suscettibilità dell'individuo. Quando lavoriamo sul pezzo, che è di pertinenza di una disciplina che è l'anatomia patologica, non la genetica medica, sto caratterizzando quel tumore che già c'è. Quindi sul polmone non ho test che mi dicono qual è il rischio specifico di avere un tumore al polmone. Torno dal dottor Capalbo, come si fa la diagnosi preimpianto nei casi in cui siano stati accertati dei rischi di tumori ereditari? E questo è un tema molto sensibile, nel senso che la diagnosi preimpianto, come tutte le diagnosi genetiche, è partita dalle malattie rare dei bambini. E adesso appunto che stiamo entrando nell'epoca appunto genomica, iniziamo anche a conoscere sempre di più questi fattori diagnostici o comunque predisponenti per malattie dell'adulto generalmente, quindi per tumori. E c'è stato negli ultimi anni sia in Europa che in America un aumento significativo dei cicli di diagnosi preimpianto e sono stati proprio dati e dovuti da queste condizioni, quindi da test di diagnosi preimpianto fatti per geni coinvolti e fattori predisponenti in tumori. È un tema molto sensibile perché bisogna insomma stare attenti a dare indicazioni per geni, malattie che hanno un forte effetto predisponente, perché come diceva il professor... qualche esempio così magari... Per esempio per il tumore al seno e alla mammella, al seno e all'ovaio, sappiamo benissimo che ci sono decine di geni associati che danno un rischio, aumentato rispetto alla popolazione generale di sviluppare il cancro alla mammella in età adulta entro gli 80 anni. Alcuni geni danno un fortissimo rischio, altri geni sono minimamente associati a questo rischio. Più andiamo avanti, più ognuno di noi avrà quindi una buona ragione per concepire tramite diagnosi preimpianto, per fare una diagnosi genetica. Quindi il lavoro della comunità scientifica è quello di dare, della comunità medica, è quello di dare delle indicazioni chiare su quali geni e quali mutazioni sono poi ovviamente meritevoli o costituiscono un'indicazione per fare una diagnosi preimpianto. Hai parlato di un tema molto sensibile, ma c'è sensibilizzazione nella popolazione verso questa tematica? Diciamo che
negli ultimi anni è aumentata. La legge 40 in Italia ha fatto da questo punto di vista tantissimi danni. Tantissimi danni, purtroppo sì. Quindi per, non solo nell'epoca in cui comunque vigevano tantissime limitazioni per le coppie affette da comunque a rischio di avere bambini affetti da patologie genetiche che dovevano andare all'estero, ma anche quando questo divieto è poi venuto a mancare, è crollato, è rimasto comunque un retaggio culturale in tutta la comunità, compresa anche quella medica e scientifica. In molti casi, fino a pochi anni fa, ancora quando si dava un'indicazione a fare aminocentesi, filocentesi, non si parlava neanche della possibilità di fare la diagnosi genetica preimpianto come opzione riproduttiva sugli embrioni. Adesso devo dire la verità che si inizia a essere molto più sensibilizzati e speriamo, insomma, è cresciuta la cultura in questo senso. Che dice il professor Stupia a proposito di questo? Sono d'accordissimo, tra l'altro c'è un effetto paradosso per cui è stato considerato eticamente discutibile selezionare un embrione da impiantare, ma l'alternativa era quella di interrompere una gravidanza, e questo è paradossale, cioè tra i due eventi, da tutti i punti di vista, non solo etico, ma anche psicologico, sanitario, è ovvio che l'interruzione di gravidanza è molto peggio. Quindi permettere a una donna di poter scegliere una serenità nella gravidanza, non dopo che ha già portato avanti questa gravidanza per alcuni mesi, ma prima nell'impianto, mi sembra sicuramente una scelta meno cruenta. Resto da lei, è possibile identificare la patologia all'origine dei casi di morte improvvisa che interessano ad esempio i giovani atleti? Sì, è una tematica molto nuova e molto interessante. Fino a qualche anno fa tutto si sarebbe pensato, ma non che una morte improvvisa era una causa genetica. In realtà lo è, ci sono diverse condizioni che praticamente fanno in questo modo. C'è la mutazione si manifesta d'improvviso con una aritmia, ci sono diverse condizioni, la sindrome di Brugada, il QT lungo, è inutile entrare nel dettaglio, ma persone che erano sane fino a un secondo prima, improvvisamente hanno queste aritmie fatali, come è successo per esempio qua a Pescara al calciatore del Livorno Morosini, che aveva una patologia genetica, tant'è che aveva avuto in famiglia due casi di morte improvvisa, e allora noi adesso sappiamo che quando abbiamo in famiglia diversi casi di morte improvvisa, compresa la famosa morte in culla dei neonati, sì, perché anche, e lì abbiamo un paradosso, perché potremmo avere che il neonato muore in culla, siccome la malattia è ereditaria, magari la mutazione ce l'ha il papà, che magari morirà di improvviso a 40 anni, ma nessuno magari lega i due eventi. Allora adesso ne sappiamo di più ed è un test salvavita, perché il paziente con la mutazione subirà l'impianto di un defibrillatore che, qualora parta l'aritmia, gli può salvare la vita. Chi deve fare i test? Tutti? No, al solito i concetti sono familiarità. Se io ho familiarità per morte improvvisa o ho avuto un episodio di fibrillazione ventricolare che fortunatamente è stato risolto, ma io ricordo sempre che anni fa abbiamo avuto un paziente che aveva avuto familiarità per morte improvvisa, gli abbiamo fatto il test, aveva la mutazione, è andato a impiantare il defibrillatore e ha avuto in cardiologia l'attacco, da cui si è salvato perché era lì in quel momento, l'hanno defibrillato e ci è venuto a dire: vi devo la vita perché senza il test sarei morto. Beh, lì è stata una coincidenza. Una coincidenza incredibile. Senta, quali sono i limiti e le potenzialità dell'analisi genetica in chiave preventiva per i casi di morte improvvisa? I limiti, secondo me, sono veramente pochi, è un campo in cui io credo molto. Il problema vero è che cosa succede al paziente a cui tu dici che ha un rischio di morte improvvisa, cioè come in molte tipologie di test genetici, la presa in carico psicologica è fondamentale, perché sì, noi impiantiamo il defibrillatore, però attenzione, il defibrillatore non è una cosa piacevole, perché quando parte la fibrillazione il defibrillatore ti dà una botta che ti solleva da terra di 2 metri. Quindi la presa in carico psicologica, per la consapevolezza di convivere con una situazione di questo tipo, è fondamentale. Io lo ribadisco 1000 volte, noi a Chieti lo facciamo. Ci vuole, a sostegno dell'equipe di genetisti, un'equipe di psicologi. Lo può fare il dottor Capalbo? No, lui è genetista, non psicologo, per cui lui è dalla parte nostra dell'equipe, però poi no, abbiamo dei psicologi bravissimi. Ci sono malattie, magari mi risponde lui, così lo buttiamo dentro anche nel campo della cardiologia. Ci sono malattie come aterosclerosi, infarto cardiaco, scompenso cardiaco, che sono considerate un po' i big killer, no?
sono ancora più insidiose dei tumori. Quanto la genetica potrebbe aiutare, dottor Cavalli? Anzi, la fermo così ci pensa, perché do spazio a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? È una grande serata dal punto di vista del telefono. Sì. Ce l'abbiamo, Dani, scusa? Pronto? No. Torniamo a queste malattie come infarto, scompenso, che sono ancora più temute, più insidiose forse dei B-killer. Come la genetica potrebbe aiutarci da un punto di vista del preventivo per anticiparlo? Ma diciamo che un pochino quello che ha detto il professore anche prima per le altre condizioni, cioè deve esserci una storia, generalmente una storia familiare, deve esserci, c'è una grandissima evoluzione anche qui di cause genetiche che vengono associate con diverse tipologie di questi eventi. Diciamo che oggi anche la genetica o la genomica come terminologia è molto sexy, anche bisogna riconoscere anche i limiti, no? Non siamo ancora a quel punto in cui riusciamo a prevedere tutto il nostro futuro, abbiamo ancora tanti limiti, tante difficoltà nell'interpretazione ancora di alcune varianti nel nostro genoma, quindi diciamo che l'elemento essenziale deve essere, secondo me, deve essere sempre quello di rivolgersi comunque ad avere delle indicazioni per fare un test genetico. Oggi i test genetici li troviamo anche online, li troviamo disponibili ovunque. Quello che dicevamo prima, è un mercato, no? È un mercato, si trovano test anche per valutare l'infertilità coniugale della tua partner, che adesso magari sotto Natale potrebbe essere un'idea per un regalo. Ma ci sono dei marcatori polimorfici sulla vasopressina, ho visto e li vendono a 140 euro questo test. Che è un po' difficile poi da farlo fare al coniuge, o perlomeno bisogna avere una bella scusa per... Solo per dire che oggi diciamo abbiamo grandissime capacità tecnologiche, oggi possiamo sequenziare il nostro genoma con dei costi contenuti, dei tempi contenuti e su ampissima scala. Il problema che ancora rimane è ovviamente possiamo associare geni un po' a qualsiasi condizione patologica, il problema un pochino che rimane è quello di iniziare poi a leggerlo questo libro e interpretarlo, no? Interpretarlo correttamente. Lì ci servono degli specialisti che ci possano appunto guidare anche in modo multidisciplinare, perché il genetista poi è genetista e ovviamente ha una cultura, però insomma abbiamo bisogno anche... Specialista in questo caso dovrebbe essere che la figura professionale che vi aiuta a interpretare? Beh, in questo caso è un lavoro d'equipe con la cardiologia. Recentemente ho fatto un test per la predisposizione al tumore al seno ed è risultato positivo, appena arrivata. Ho prenotato già una visita con l'equipe del dottor Stupia. Quali sono i rischi che corro con questa positività? Allora, intanto bisogna vedere, signora, quale gene è positivo, perché come diceva prima il dottor Capalbo, ce ne sono tanti, ognuno dei quali ha un valore preciso, cioè noi possiamo dire che con una mutazione in un certo gene il rischio durante la vita è del 60%, in un altro gene invece il rischio sarà 10%. Immaginiamo che sia un gene ad alto rischio. Come vi dicevo, sapere è sempre meglio, perché significa che la signora verrà indirizzata, noi daremo un foglio con la lista delle analisi che deve fare, risonanza magnetica, mammografia, altre cose, anche nel momento in cui in uno di questi test dovesse scoprire il tumore, lo scoprirà così precocemente che sarà un piccolo intervento e finisce là. Ma il problema grosso, sa qual è, che noi stiamo verificando? Quanto più anticipiamo i test in donne giovani, parliamo delle sane, tanto più abbiamo un fenomeno che noi chiamiamo il drop out, cioè la perdita, ossia che le pazienti progressivamente si stancano di fare tutte queste analisi e a un certo punto, ed è umano, non vanno più. Per cui abbiamo un effetto paradosso, per cui si iniziano a seguire quando sono ancora molto giovani e il rischio è basso. Quando il rischio si alza, sono stanche di continuare a fare mammografie e risonanze e non vanno più. E questo è un tema su cui stiamo cercando di sviluppare proprio dei programmi di presa in carico e di ricordare a queste pazienti che devono continuare a fare queste analisi per il loro bene. Quando questi programmi sono pronti ne torniamo a parlare, certo, in una trasmissione. Do spazio a questa telefonata, sperando che sia una telefonata buona, tra virgolette. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera.
Buonasera, io le chiamo da Pescara. Prego. Sto seguendo la vostra trasmissione, la seguo tutti i giovedì sera. Grazie. Volevo fare una domanda al professor Capaldo o a altro professore. Sì. Io recentemente ho fatto le analisi per quanto riguarda la prostata. No? Parlavate prima del tumore della prostata. Sì. Io i miei parametri porto PSA, no? Perché il PSA è molto importante. Sì. Correggetemi se sbaglio. Dica i suoi parametri perché c'ho poco tempo. Io ho 1,79 e il parametro è sopra 4, quindi il mio è 1,79. Sì. Il PSA totale. È buono, professore? Sì, chi risponde? Ma allora, bisognerebbe vedere l'età, ha detto i valori di riferimento del laboratorio analisi, quali sono? Lei ha 1,79? 1,79 è il suo valore prostatico, contro valore normale 0,4. E allora è perfettamente nella normalità, per cui in questo momento può stare tranquillo, poi non so quanti anni ha, però è nel range di normalità. Sono un ottuagenario, ho superato gli 80, professore. Allora, complimenti con quei valori, però è una domanda più da urologo che da genetista, però insomma comunque... Guardate che stavate parlando di tumore alla prostata e io mi sono interessato e seguo la trasmissione tutti i giovedì. Grazie, quindi, bocca al lupo e complimenti per la sua età. Come la chiudiamo questa trasmissione? 10 secondi al dottor Capaldo? Ma 10 secondi... No, 15. 5, 15 secondi. Era okay. 10 simbolici. Diciamo che cerchiamo di aumentare un po' la sensibilizzazione per i test genetici. In epoca preconcezionale è possibile fare tanto, in epoca in gravidanza oggi anche abbiamo tantissime alternative per fare, diciamo, dei test, ovviamente sotto indicazione medica, che riescano appunto a catturare il rischio genetico in una gravidanza anche in maniera non invasiva e che ci danno ottimi livelli di accuratezza. Questa è la popolazione, professor Stuppia, dovrebbero essere sensibilizzati anche i medici di famiglia? No, assolutamente sì, perché bisognerebbe insegnargli le basi per riconoscere la possibilità di una malattia genetica, di tutte quelle che abbiamo detto, tumori, rischio di aterosclerosi, rischio di morte improvvisa, rischio riproduttivo, non perché loro poi facciano i genetisti, ma perché avvino il paziente o la coppia al genetista. Bisognerebbe fare un grande lavoro da questo punto di vista. Grazie al professor Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università Gabriele D'Annunzio, magnifico rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio. Grazie al dottor Antonio Capaldo, ricercatore dell'Università Gabriele D'Annunzio. Le auguriamo di trovare tanti successi. Grazie. Qui nella nostra facoltà di Chieti Pescara. Noi adesso alle 21.40 andiamo in pubblicità, dopo parleremo di tutte le novità di cura per il tumore del polmone. A tra poco.